I hope my second generation will find it in my heart, my flowers, thousands of times. At the lotus feet of my holy master, my supremely worshipable spiritual guru, Asadeya Parmarada Sama Guru Pada Parma, Nitya Lila Pravish, Om Vishnu Pada, Asmo Sarasvati Vishnumad, Rupa Nuda Acharya Varya, Srila Bhakti Vedanta Narayana Goswami. Prima di tutto offro il mio cuore in omaggio come migliaia di petali di fiore al mio maestro spirituale, Srila Bhaktivedanta Narayana Maharaj. Unbroken line of spiritual masters going back thousands of years to Sri Krishna himself. Poi offro i miei omaggi al maestro del mio maestro, Srila Prabhupada, e a tutta la linea di santi maestri ininterrotta che arriva fino a Krishna. E alla fine offro i miei omaggi a tutti voi devoti qui presenti. By the cosmos of Sri Guru and Gauranga, today we are observing the festival of Guru Purnima. Grazie alla misericordia senza causa del Guru e di Gauranga, oggi osserviamo il giorno del Purnima. Today is the full moon day upon which Srila Vyasadeva appeared in this world. Oggi è il giorno di luna piena in cui Vyasadeva un tempo apparì. Srila Vyasadeva is the empowered incarnation of Sri Krishna who appeared in this world to compile all the Vedic literature. E Vyasadeva è l'incarnazione di Krishna che appare in questo mondo per compilare tutti i Veda. So, because any Sadguru, that is a true spiritual master, does not represent his own opinion, but rather he's presenting the knowledge of Vyasadeva. Therefore, the seat upon which the Guru sits is called Vyasasan, the seat of Vyasa. Il posto in cui siede il Guru si chiama il posto di Vyasadeva, poiché ogni Guru qualificato non dà una propria opinione, ma manda il messaggio che un tempo diede Vyasadeva. Vyasasan, il posto di Vyasadeva. Of their respective gurus also worship their own spiritual master on this day because their spiritual master represents Srila Vyasa. Quindi tutti i devoti in questo giorno danno i loro omaggi anche al proprio maestro perché il proprio maestro rappresenta Vyasudeva. So the worship of guru is called Vyasa Puja. Quindi onorare il proprio guru si dice anche Vyasa Puja. And on the Vyasa Puja day, the spiritual master not accepting the worship of his disciples. E il giorno del Vyasa Puja il maestro spirituale non accetta l'onorazione dei propri discepoli. Oh, you may think, oh, that's not very good. E voi potrete pensare, oh, questo non è davvero buono. What kind of celebration is this? Che tipo di celebrazione è questa? Tutti i discepoli danno i loro omaggi e onorano il proprio guru e il proprio guru non l'accetta. Ma questo perché il guru in questo giorno non accetta questi onori ma li prende e li dà a Vyasadeva. So, Vyasa Puja day is the day when the spiritual master engages his students in worshiping his own guru and all the great teachers in the parampara. Quindi il Vyasa Puja è il giorno in cui il maestro spirituale induce i propri discepoli a onorare il proprio guru e tutta la catena fino a Vyasadeva. So there's a very important
Quindi in questo giorno prende luogo una cerimonia molto importante, Śrīla Vyasadeva e i suoi quattro discepoli, ognuno dei quali rappresenta uno dei quattro Veda, vengono onorati. Nel senso che ognuno di questi quattro discepoli divenne il professore di uno dei quattro Veda. E quindi noi onoriamo gli Acharya di queste quattro Sampradaya. E quindi in questo modo ci sono 35 personalità che dobbiamo onorare questo giorno. All of the associates of Chaitanya Mahaprabhu, they used to perform this ceremony. Tutti gli associati di Chaitanya Mahaprabhu, loro erano usi a fare questa cerimonia. So it is very powerful and very auspicious. Quindi è molto potente e molto auspiciosa. By honoring this, then your Guru Parampara will empower you with divine knowledge. Onorando in questo modo, il vostro Guru vi riempirà di conoscenza divina. Quindi stasera alle 6 avremo la Harikatha e dopo onoreremo questa cerimonia. Oggi è anche il primo giorno del Chaturmasya, ovvero i 4 mesi in cui in India c'è la stagione della pioggia. E quindi tutti i santi che stanno in pellegrinaggio là si fermano e si fermano in un luogo. E per questi 4 mesi osservano delle regole speciali e praticano delle austerità, delle rinunce. Ogni mese di questi 4 ha delle differenti austerità. Observed this when he was traveling in South India. He stopped in Srirangam for 4 months in the house of Venkatapatta. Chaitanya Mahaprabhu stesso osservò questo e si fermò in questo luogo. So, this day is also the disappearance day of Srila Sanatana Goswami. Questo giorno inoltre è il giorno della sparizione di Srila Sanatana Goswami. Who is the Acharya of Sambandha Gyan? That means the teacher of knowledge of our relationship with Krishna. Che è l'acharya del Sambandha Gyan, quindi l'insegnante della nostra relazione con Krishna. So the Diksha Guru is considered to be a manifestation of Sanatana Goswami. Il Diksha Guru è considerato una manifestazione di Sanatana Goswami. So all of these important occasions take place today on our Vedic calendar. Quindi tutte queste cose importanti hanno luogo oggi. So we'll be discussing them and observing the appropriate festivals in the evening. Quindi noi le osserveremo e faremo il festival appropriato stasera. So what are we doing this morning? Quindi cosa faremo questa mattina? Because today is Guru Purnima, we want to discuss Guru Tattva. Visto che oggi è il Guru Purnima, noi dobbiamo discutere la Guru Tattva. Tattva significa principi. Non c'è una questione del tipo il mio guru, il tuo guru, tanti guru. C'è solo un guru tattva, ovvero un principio universale del guru, che è Sri Krishna stesso. E la sua potenza in questo mondo appare in tante svariate forme. Quindi quando la misericordia di Sri Krishna viene a noi attraverso un Vaishnava, un devoto, noi lo dobbiamo vedere come Krishna stesso. Spoken by Sri Krishna to Uddhava
Ora, sapendo questo, vogliamo discutere questo passo, questo verso detto da Krishna a Uddhava nell'undicesimo canto dello Srimad Bhagavatam. Quindi ripetete dopo di me. Purushasyatma vedanam svatona sambhavat anyas svatona sambhavat anyas tatvagyo jnana dobhavet tatvagyo jnana dobhavet anadya vidya yuktasya purushasyatma vedanam purushasyatma vedanam svatona sambhavat anyas svatona sambhavat anyas tatvagyo jnana dobhavet tatvagyo jnana dobhavet anadya vidya yuktasya purushasyatma vedanam purushasyatma vedanam svatona sambhavadanyas svatona sambhavadanyas tatvagyo jnana dobhavet tatvagyo jnana dobhavet. Anadi, il significato anadi, la prima parola, significa senza un inizio. Avidya vidya è conoscenza, quindi avidya è il contrario di conoscenza. Yuktasya significa connesso con. Purushasya significa dell'anima. Atma significa l'essere. Vedanam significa la conoscenza. Svataha significa da solo. Na, no. Sambhavad, possible. Sambhavad, possibile. In other words, anadya vidya yuktasya purushasya. The soul who is the co-joined with ignorance from time with no beginning. It is not possible for him to know himself by himself, independently. Quindi il significato è l'anima che è connessa con un'ignoranza che non ha avuto mai inizio, quindi che ha, da tempo immemorabile, non può conoscere se stessa indipendentemente con le proprie forze. Anyas significa un'altra persona. Ci deve essere. Tattvagya, uno che conosce, colui che conosce la realtà. Jnanado, colui che può dare questa conoscenza. Quindi la traduzione del verso è: for the living entity who is united with ignorance since time immemorial. Quindi per l'entità vivente che è connessa con l'ignoranza da tempo immemorabile, non è possibile per lui conoscere se stesso grazie a se stesso. Nel senso che ci deve essere per forza un'altra persona che conosce la realtà e gliela insegni. Nella cultura vedica è semplicemente accettato da tutti. Che Dio, il mondo spirituale, sono tutti dei fatti trascendentali. E quindi è impossibile che siano percepiti dai sensi fisici. E ciò che è al di là della portata dei nostri sensi, per noi è impossibile conoscerlo da soli. È una proposizione veramente semplice. So in Vedic culture,
persons understand. They know Narayana Sakshat Swayambhu Vishnu Shumaha. That the Vedas have come from God himself. Quindi nella cultura vedica tutti comprendono che i Veda vengono da Dio stesso. That the sound vibration of the Vedic mantras is directly the Lord himself. E che il suono trascendentale dei mantra dei Veda sono Dio stesso. And that sound should be received from an enlightened spiritual guru who will teach us how to realize God in that Shabda Brahma spiritual sound. E questo suono spirituale ci deve essere detto e spiegato da un guru che è puro e qualificato, e solo lui può farci realizzare il significato di questi mantra. So in the Mundaka Upanishad, in the original Vedas, there it said Tadvijnanatam Sagurum Eva Begatet. If you want to have transcendental realization, you must. Nei Veda originali è detto: se vuoi avere una comprensione della trascendenza, devi per forza avvicinare un maestro spirituale. E dovete approcciare il vostro maestro spirituale tenendo in mano tutte le cose che sono necessarie per fare un sacrificio. Quindi, quindi, visto che nell'epoca precedente il sacrificio più importante era il sacrificio del fuoco, è scritto che bisogna approcciare un guru tenendo la legna in mano. And the two qualifications of guru, Srotriyam Brahman Nishtam, he must have heard the Vedic knowledge from his teacher. Una delle due qualificazioni del guru è che lui deve aver sentito il suono spirituale dal suo maestro. So, Srotyam, hearing doesn't mean just casually listening to the discussion. E ascoltare non significa ascoltare occasionalmente una discussione. It means that the spiritual sound has entered into his ear and then manifests. Ma significa che questo suono, dopo essere entrato nell'orecchio, manifesta una realizzazione di Shri Krishna. Quindi la seconda qualificazione è ciò che è una conseguenza di questo, ovvero che il maestro spirituale è fisso, stabile nella devozione. Il maestro spirituale non fa altre cose, ad esempio per la gratificazione dei sensi. Il corpo e la mente sono totalmente e sempre assorti nel ricordo di Dio. Quindi, in accordo con la grammatica di questo verso, è tuo dovere farlo. Tu devi approcciare un guru, questa è la conferma. God, Dio ha parlato. People in Vedic culture, when they hear the order of the Vedas, the Upanishads, you must do it. They say, yes, I must do it. Le persone nella cultura vedica, quando sentono una sentenza del genere dai Veda, ovvero devi fare questo, loro sì, lo faccio. But what happens now in Kali Yuga? Ma cosa invece succede ora nel Kali Yuga, oggi? It's the current year, 2017. E oggi, in questo anno, nel 2017, le persone non accettano quando gli viene detto devi fare una cosa, loro non obbediscono. Loro vogliono sempre discutere tanto, tantissimo. Ma i Veda dicono, attraverso una discussione logica tu non potrai stabilire nessuna verità. Perché l'orizzonte delle nostre percezioni è veramente piccolissimo. Ci sono talmente tante cose al di fuori del raggio della nostra percezione, which comprise the context of our existence.
che stanno fuori dal contesto della nostra esistenza. So, the meaning of anything is established by the context in which it is placed. Quindi il significato di ogni cosa è stabilito nel contesto in cui questa cosa esiste. So, if you posit one type of context, then the meaning of what you can see also changes. Quindi se te parli di un contesto che di un altro contesto, anche il significato di queste cose può cambiare. So by logic, by argument, you can propose so many contexts, what is beyond our perception, and it will change the meaning of what is within our perception. Quindi attraverso la logica voi potete parlare di cose al di fuori del nostro contesto e vedere come il significato di queste cose cambia totalmente. E nessuno può darci una prova se questo sia vero o no. Quindi a causa di questo l'argomentazione logica non può stabilire nulla per sicuro. Quindi Srila Goswami fa un esempio. Come possiamo sapere che esiste Dio? E allora risponde bene, se noi guardiamo qualsiasi cosa, essa è stata creata da qualcuno. Quindi ci deve essere per forza un Dio dietro la creazione della natura. E qualcun altro risponde bene, come fai a saperlo? Tu eri là, l'hai visto mentre lo creava? No. Quindi è oltre la nostra percezione. Quindi qualcuno contesterà questo. E dirà, e se l'universo è sempre stato qua? Quindi da sempre nessuno l'ha creato perché non è mai stato creato. Perché ciò che non ha avuto un inizio non è stato creato. Quindi non abbiamo bisogno di un Dio. Un'altra persona direbbe, bene, allora forse perché no? Il mondo è stato creato da un'anima proprio come noi. Perché quando tu fai del buon karma diventi elevato. Quindi se te fai tanta carità nella tua vita, nella prossima puoi diventare un re. Se in quella vita fai tante attività con un buon significato religioso, puoi diventare un demigod, un semidio. Quindi può essere che una persona ha fatto talmente buone attività che grazie al karma può creare un universo, perché no? Quindi forse non esiste Dio, ma esiste solo il karma e una persona ha fatto del buon karma e è riuscito a creare un universo. Un altro teologo viene e dice, oh, aspettate un minuto, se c'è un Dio e lui è perfetto, lui dovrebbe essere completamente felice e soddisfatto. Quindi perché creerebbe un mondo? Perché ha bisogno di un mondo? Lui è felice e soddisfatto da solo. Quindi significa che non ci può essere un Dio trascendentale che ha creato un mondo, perché se esistesse lui sarebbe soddisfatto da solo, questo dice il teologo. E un filosofo dice, ah sì, hai ragione, è quello che stavo dicendo io. Perché se qualcuno ha creato il mondo deve averlo creato per un motivo, perché gli serviva qualcosa. E quindi ci deve essere qualche essere come
come noi, però molto elevato, che si sta il suo essere ad universo. Quindi in questo modo tutti questi filosofi e teologi si erano seduti intorno a un cerchio e stavano parlando senza una fine, senza arrivare a nessuna conclusione. Un filosofo ha scritto un verso in questo libro chiamato così. Che qualsiasi argomento descritto da un filosofo con una logica meticolosa potrà sempre essere capovolta e distrutta da un filosofo che ha un po' più di logica rispetto a lui. E questo potrebbe andare avanti e avanti senza una fine. In India c'è una tradizione molto forte di filosofi. È chiamata Saddarshan. Che significa i sei filosofi. La scuola della logica. La scuola della teoria atomica. La scuola della discriminazione tra anima e corpo. Poi la scuola yoga di Patanjali. La scuola di Jaimini Rishi, che è sul performare dei sacrifici e fare delle attività che diano dei buoni frutti. E alla fine c'è il Vedanta. Quindi questo Vedanta fu scritto da Vyasadeva. Quindi la differenza tra il Vedanta, la conclusione, e le altre cinque scuole di filosofia è che anche se loro attraverso le parole dicono di accettare i Veda, queste altre scuole che accettano i Veda fanno l'errore di cercare di comprenderli attraverso il potere della razionalità, che quindi questo significa che loro considerano la propria intelligenza superiore ai Veda. Ma non lo dicono, ma praticamente è così, perché lo vediamo dalle conseguenze di come vivono. Loro i Veda li interpretano. Solo i Vedanta accettano l'autorità indiscussa dei Veda, che solo grazie a un suono riescono a darci una realizzazione. Quindi, quando comprendete che la realizzazione deriva solo dall'ascolto di questi mantra divini, voi automaticamente vi liberate delle limitazioni della vostra mente materiale. E la limitazione della mente, che sta sotto il controllo di Maya, è la radice di tutte le altre filosofie. Se le persone di ognuna di queste cinque scuole, fuori dal Vedanta, si sedessero insieme e iniziassero a avere un dibattito, una scuola rifiuterebbe le altre. E un'altra di queste quattro rifiuterebbe la prima. E l'altra rifiuterebbe quell'altra ancora.
Perché tutte e cinque hanno i punti necessari per rifiutarsi l'una con l'altra. E non ci può essere una fine a questa, a questo dibattito. Questo si chiama Vivada Sambada. Argomento, tesi e antitesi. E è considerato essere un fuoco ardente. Quindi il guru non ti libera solo dal fuoco ardente dell'esistenza materiale di nascita e morte. Ma anche ti salva dal fuoco ardente di quando noi usiamo la nostra mente materiale e andiamo a finire in un dibattito che è senza fine. Shri Krishna è la verità assoluta. Lui è come il sole. E Maya, l'illusione, è come l'oscurità. Quindi dove non c'è il sole c'è l'oscurità. E dove c'è l'oscurità non c'è il sole. Quindi qualsiasi cosa che voi provate a esprimere, a spiegare, senza fare riferimento a Shri Krishna, è Maya, è l'illusione. Quindi se venite a contatto con la tradizione vedica e qualcuno vi dice voi dovete accettare un guru, voi dovete dire sì, sono d'accordo. Ma nell'Occidente noi proveniamo da un background di speculazioni intellettuali. Ma Krishna è così gentile che in questo verso della Bhagavad Gita lui presenta degli argomenti logici per convincerci della necessità di accettare un guru. E è veramente convincente. Quindi adesso osserviamo nel dettaglio. La nostra anima è in questo mondo e noi siamo connessi con avidya, l'ignoranza. Quindi dovremmo comprendere in maniera pulita cos'è questa ignoranza. La suprema personalità di Dio ha tre energie. The Supreme Lord has his divine spiritual energy, his material energy, and the souls in the middle who can go into either the spiritual energy or the material energy. Dio ha la sua energia spirituale, la sua energia esterna, quella materiale, e la sua energia marginale, ovvero le singole anime che possono andare di qua e di là. E l'energia spirituale. L'energia materiale è chiamata Maya. E ha due aspetti. Jiva Maya e Guna Maya. Che sono la causa strumentale di questo mondo, Jiva Maya, e l'altra è la causa dell'ingrediente. Dormire significa essere in Maya dentro Maya, ovvero vivere un'illusione dentro l'illusione. L'altro giorno stavamo parlando di un bellissimo passatempo di Krishna e ognuno era sveglio.
Ma oggi parliamo di tattva, filosofia. E quindi molte persone dormono, non dormite. Perché se voi ascoltate questa filosofia profondamente diventerete illuminati. Poiché se voi non avete le condizioni per comprendere i passatempi, quando li ascolterete vi perderete il più bello. Quindi l'apprezzamento dei passatempi di Krishna è come un bellissimo palazzo, ma il suo fondamento sono le basi filosofiche, i principi. Se voi provate a costruire un palazzo senza le fondamenta, cadrà sicuramente. Quindi ora costruiamo la nostra base. In modo che il palazzo dei passatempi di Krishna avrà un forte fondamento filosofico. E la nostra comprensione rimarrà in piedi, non collasserà. Quindi la causa strumentale è la causa dell'ingrediente. Proprio come quando una casa viene costruita. La causa degli ingredienti significa la pietra e il vetro. E la causa strumentale è il muratore che la costruisce. Quindi Dio crea Maya attraverso queste due cause, quella strumentale e gli ingredienti. La causa ingrediente significa la Prakriti, l'energia. Perché da questa vengono tutti gli elementi del mondo. L'elemento della citta, dell'ego, dell'ankara, dell'intelligenza e della mente. Questi sono tutti elementi materiali. Dopodiché l'etere, l'acqua, il fuoco, la terra, l'aria, questi sono i cinque elementi grossolani. Questi elementi sono mischiati insieme dai tre guna e manifestano ognuna delle cose materiali che abbiamo intorno. Quindi l'altro aspetto di questo è che Guna Maya mette insieme gli elementi e Jiva gli dà la vita. Jiva Maya ha due aspetti, che sono la conoscenza e l'ignoranza. Quando il Sattva Guna, il Guna della virtù, ha potere sulla Jiva, lui inizia a comprendere, ad avere conoscenza. Questo significa che lui in questo mondo riesce a discriminare tra una cosa e l'altra. Ad esempio, discriminare tra la materia e lo spirito. Però non può comprendere la varietà dello spirituale. E questo è perché molte delle persone che sono in virtù ritengono che la verità ultima sia semplicemente la luce. Perché loro sono afflitti dalla conoscenza materiale che fa in modo che loro non possano avere interesse per la varietà spirituale.
Poi c'è la Vidya Vritti di Maya, ovvero la potenza dell'ignoranza, che è l'azione del Rajas, il sentimento della passione. E quindi la Vidya Vritti ha due aspetti. Uno è chiamato così. E copre l'identità dell'anima. Noi siamo esseri spirituali, ma quando questa energia ci copre, noi dimentichiamo di essere degli esseri spirituali. E l'altro è chiamato così, che significa distrazione. Significa che una volta che questa energia ti prende la coscienza, la lancia dentro il Gunamaya, gli ingredienti materiali. Quindi due aspetti sono nell'ignoranza. Prima di tutto dimentichi di te stesso. E secondariamente tu diventi assorbito nelle cose materiali. Darò un esempio che è un pochettino impreciso, ma vi aiuterà a comprendere. Diciamo che un giorno voi andrete ad un night. Non lo fate. Solamente sto parlando in un modo patetico. Allora voi andate là, mettete caso e iniziate a bere dell'alcol. Dopo aver bevuto un paio di pinte, a quel punto dimentichi di te stesso e dimentichi chi sei. In quel posto ci sono delle danzatrici professionali con veramente pochi vestiti addosso e te stai guardando e sei distratto da loro. Allo stesso modo uno copre la tua coscienza e l'altro ti distrae. L'ignoranza agisce in questo modo, attraverso questi due effetti. In questo verso dice che tutte le anime di questo mondo sono connesse con l'ignoranza e da un tempo che è immemorabile. Questa avidya fa in modo che la tua coscienza si leghi con l'ego, l'identificazione materiale. Il tuo ego e la tua mente non sono una parte della tua anima. Si chiamano upadi, ovvero delle designazioni. Non ti appartengono, ma in qualche modo sono addosso a te. Come se te hai un cristallo chiaro e metti una rosa rossa vicino al cristallo. Il colore rosso della rosa brilla all'interno del cristallo. Il rosso non è parte del cristallo, tuttavia il cristallo appare di quel colore. E quando questa designazione è presente in noi si chiama una superimposizione. Quindi il potere dell'ignoranza di Maya fa in modo che ci sia questa imposizione in noi dell'ego. E a questo punto cosa fate? What will you do now?
approach a guru. Very intelligent. There's nothing you can do about that. Non c'è nient'altro che potete fare. Anadi è la prima parola di questo verso, è ciò che non ha mai inizio. Ciò significa che la nostra ignoranza non ha una causa materiale. E quindi, di conseguenza, è logico che non c'è nulla materiale che può aiutarvi a liberarvi di essa. It is absolutely, categorically impossible for any soul to disengage their consciousness from ignorance. E quindi qua Krishna dice che è assolutamente impossibile per un'anima liberarsi, di fare in modo di essere disoccupati da questa ignoranza materiale da soli. Vedo che la penna di alcuni devoti cade. Questo deve essere molto chiaro. Tutte le anime di questo mondo sono in questa condizione. Loro non hanno il potere di fare niente per rimuovere l'imposizione del loro ego dalla loro coscienza. Quindi in ordine di per liberarsi da questa condizione è necessario che ci sia un'altra persona che sia illuminata e che ci aiuti. E chi è quest'altra persona? Il Paramatma, Dio. Perché Dio non è mai toccato dall'illusione. È la sua propria energia. Lui è il maestro, il controllore di questa energia. Quindi, quando l'universo fu creato, il Signore Supremo ispirò questa conoscenza al creatore dell'universo, Brahma. E quindi lui divenne Tattvagyan, ovvero conosceva la realtà. Quindi adesso una persona, Brahma, divenne libera. E come faranno tutte le altre a diventare libere? Se qualcuno diventa il discepolo di Brahma, servendolo e ascoltando profondamente, a quel punto Brahma potrà liberare quella persona dall'ignoranza. E il nome di questo discepolo è Narad. E il suo discepolo, il discepolo di Narada Muni, è Vyasadev, il cui compleanno celebriamo oggi. E da Vyasadev a Madhvacharya va così via in una catena ininterrotta in cui maestro al discepolo lo libera dall'ignoranza. Questa si chiama Sri Guru Parampara, catena di guru. C'era un discepolo di Srila Bhakti Siddhanta Thakur. Il suo nome era questo. E lui ascoltava sempre costantemente il suo maestro spirituale. E ogni verso dei Veda, dell'Upanishad e dei Purana, di cui ascoltava una spiegazione dal suo maestro, lui lo scriveva su un foglio. E ha messo tutte queste spiegazioni in una successione. Guru Tattva, i principi del Guru. Maya Tattva, il principio dell'illusione.
Jiva Tattva, i principi dell'anima. Nam Tattva, il principio del cantare il nome santo. Krishna Tattva, Gora Tattva, Nityananda Tattva. 17 o 18 categorie differenti. E a necklace of jewels that the Gaudiya Vaishnavas wear around their neck. E ha chiamato questa raccolta una collana di gioielli che il devoto deve indossare. So it was published in 1926 for the first time. Questo fu pubblicato per la prima volta nel 1917. And our Prabhupada Srila Bhaktisiddhanta Thakur was very pleased with this service by his dear disciple. E Prabhupada era veramente soddisfatto del servizio di questo suo discepolo intimo. So that collection of jewels became the standard text for all the devotees in that line to learn about the various subtles. Quindi questo testo divenne il testo generale per aiutarli a capire le varie principi. He likes to take that is the first chapter of the book and go through the important statements of the Vedas on that subject. E il mio Guru Deva, quando parlava del Guru Tattva, gli piaceva prendere questo libro in cui Guru Tattva era il primo capitolo e parlare e prendere i vari punti in cui si parlava dei Veda in questo capitolo. So you can also learn these texts and you can read them and deliberate on them regularly to refresh. To refresh and deepen our understanding of Guru Tattva. Anche voi potete prendere questo libro e leggerlo per rinfrescare la vostra memoria e per comprendere, per realizzare al meglio i principi del Guru. So, in the Katha Upanishad, nella Katha Upanishad, it is said, Utishtata, Jagrata, Praptya Varam Nibodhata, Kuryasudhara Nishitadurataya, Durgampata Sattavayo Vadanti. This is in the imperative mood. It's a command. Means Utishtata, get up. È detto in un modo imperativo. Alzatevi. Then Jagrata, wake up. Svegliatevi. Prapta Varam Nibodhata, entertain. The best thing that you can attain in your life. E ottenete la cosa migliore che potreste ottenere nella vostra vita. Now someone may say, this is the wrong way around. E qualcuno qua potrebbe dire questo è il cattivo modo per dirlo. First you wake up and then you get up. Perché prima ti svegli e poi ti alzi. But the Vedas are saying, get up first and then wake up. Ma i Veda dicono prima alzatevi e poi svegliatevi. What does it mean? Cosa significa? It means that you cannot wait to understand everything. Significa che non potete aspettare per comprendere ogni cosa. You have to engage yourself now. Voi dovete iniziare ad impegnarvi adesso. If someone will sit and read so much, se qualcuno si siede e legge tanto, e pensa, oh, io vorrei tanto comprendere di cosa parla questo canto dell'Hare Krishna. E leggendo, ma non riescono a comprendere. Allora cosa dovreste fare? Anche se la vostra anima sta ancora dormendo, voi dovete alzarvi. Saltare nel kirtan. Danzare. And then your soul will wake up. E a quel punto la vostra anima si sveglierà. You cannot wake up first. Voi non potete svegliarvi prima. First we have to serve. Prima dobbiamo servire. We have to decorate. Dobbiamo decorare. We have to chop vegetables. Dobbiamo tagliare le verdure. Make a garland. Fare le ghirlande. And sweeping and cleaning. E pulire dappertutto il tempio. Fare una buona atmosfera per sentire l'Harikatha e per cantare. E servire le divinità di Krishna. Quindi prima ci dobbiamo alzare. E dopo di questo ci possiamo svegliare. La nostra anima si può svegliare. And
then we can attain the very best thing which there is to attain in life. E dopo potremmo ottenere la miglior cosa che si potrebbe ottenere in una vita, ovvero l'amore per Krishna. I Katha Upanishad dicono, però state attenti a questa cosa. All the learned persons, the kavis, they say that the path of spiritual life is like the edge of a razor blade. Che tutte le persone studiate dicono che il cammino spirituale è come... It's like the edge of a razor blade. What is a razor blade? È come l'estremità di una spada. Io non lo so perché non mi sono mai tagliato i capelli. Come la lama di un rasoio. You know? The razor blade is very sharp. La lama di un rasoio è molto affilata. If you are shaving, but you are not attentive just for one second, there'll be a cut and you'll bleed. Se mentre vi tagliate, ad esempio, la barba, non state attenti per un secondo, può capitare che vi tagliate e sanguinerete. So the Vedas are saying, the path of spiritual life is very narrow, like the edge of a razor. Quindi i Veda dicono il cammino spirituale è molto affilato, come la lama di un rasoio. E un momento di inattenzione può causarvi di sanguinare. Quindi questa descrizione non serve a scoraggiarvi. Ma il significato è questo. Se cercate di camminare nel cammino spirituale senza aver accettato un guru, allora sentirete quanto è affilato. Ma se siete sotto la guida di un maestro che è già autorealizzato, you can close your eyes and run as fast as you run. Allora lo Srimad Bhagavan dice, se avete accettato questo maestro, voi potete coprirvi gli occhi e correre più in fretta che potete. Children, don't try this. Non provatelo. If you close your eyes and run as fast as you can, you'll have an accident. Se voi vi chiudete gli occhi e iniziate a correre più veloce che potete, andrete a sbattere da qualche parte, è un'allegoria. Ma lo Srimad Bhagavad dice, se voi ascoltate attentamente le istruzioni di un guru, potete chiudervi gli occhi e correre, non andrete a sbattere da nessuna parte. Con tutti e due gli occhi coperti è un'allegoria molto profonda. I vostri due occhi sono Shruti e Smriti. I Veda e le scritture che hanno a che vedere con come ci dobbiamo comportare. Nel senso che ci sono molte, moltissime regole. Ma una persona che ha sentito parlare della bellezza di Krishna dal proprio guru, a loro non è richiesto di guardare a tutte queste regole. Loro devono seguire il sentimento del proprio maestro e le regole del proprio maestro in modo che possano andare verso la devozione. Guru Krishna Rupaya Shastra Pramane Guru Rupaya Krishna Kripa Karen Bhakta Gane. The Diksha Guru, initiating spiritual master, is called Krishna Rupa, a form of Krishna. Il guru che ci dà l'iniziazione spirituale è chiamato Krishna Rupa, una forma di Krishna. It is the form in which Krishna gives his mercy to the devotees. Ed è la forma attraverso cui Krishna dà la propria misericordia ai suoi devoti. In the proper vision, how to
Behold our spiritual master. Quindi qua possiamo avere le istruzioni necessarie su come seguire il proprio maestro spirituale. I know that my spiritual master is a Vaishnava, a servant of Krishna. At the same time, I see him as a direct manifestation of Krishna. Quindi Krishna dice, anche se io vedo come il mio maestro spirituale porta il messaggio di Krishna, allo stesso tempo io vedo che il mio maestro spirituale è Krishna stesso. So, by material calculation, something is either this or that. Attraverso una considerazione materiale non possiamo accettare questo, perché una cosa può essere o una cosa o un'altra. Come fa a essere entrambe? Ma come fa il discepolo a guardare il suo guru? Non deve guardarlo con la sua logica materiale, deve vedere entrambe le cose unite. Una delle due cose è il mio maestro spirituale, io vedo che lui è un devoto di Krishna. Ma l'altra? L'altra è che, oh, ma questa è anche una forma speciale di Krishna che è sceso qua per aiutare me, per liberarmi. Quindi un devoto deve avere entrambi queste visioni del suo maestro in una. E questa è la relazione corretta che si deve avere con il proprio guru. Anche, oltretutto, noi con umiltà dovremmo pensare, io non riesco a guardare come dovrei il mio guru, pienamente. Ma grazie alla misericordia di Krishna riesco a percepire almeno la sua virtù, il suo corpo con cui appare in questo mondo. Perché anche questa forma fisica del mio guru è trascendentale. Ed è trascendentale perché è la forma corporea attraverso cui il guru fa delle attività trascendentali, come diffondere il Sankirtan di Chaitanya in tutto il mondo. E quindi questa anche è trascendentale, ma Gurudeva ha anche un'altra forma che è oltre la mia percezione. Come una bellissima gopi, una servitrice e un'amica di Radharani. E questo noi lo cantiamo ogni mattina prima del Mangalarti. La preghiera è la seguente: io rendo i miei omaggi al mio maestro spirituale, che ha una bellissima forma spirituale con cui a Vrindavan, nel mondo spirituale, arrangia in modo che Krishna e Radha si possano incontrare. Quindi noi, servendo il corpo, questo corpo fisico del maestro spirituale, noi svilupperemo una possessività per lui. Perché voi, chiunque servite, voi piano piano sviluppate una possessività per lui. Un giorno voi tornate a casa. And
E mentre stavate camminando verso casa, un cane vi stava seguendo. E mentre lui vi seguiva per la strada, voi dicevate, oh, vai via, vai via. Ma la mattina dopo, quando siete usciti dalla vostra casa, vi siete ritrovati questo cane all'entrata. E quel cane vi ha seguito di nuovo. Dopo qualche giorno iniziate a pensare, oh, mi sembra che abbia fame. Forse gli dovrei dare qualcosa da mangiare. Allora ogni giorno, mentre lui vi segue, voi gli date qualcosa da mangiare. E ovunque andate, lui vi segue. Dopo qualche settimana, è provato, voi inizierete a pensare, questo è il mio cane. Perché quando servite qualcuno, della possessività per lui arriva. Questo è un principio importantissimo. Voi non potete essere un Vaishnava e una sedia? Ah, è una sedia Vaishnava. Non potete essere un Vaishnava spettatore. Perché il Bhakti Yoga non è uno sport da spettacolo. Da spettatore. Noi dobbiamo essere noi ad agire. Spostandoci serve da un servizio a un altro. Perché gradualmente un sentimento molto forte appare nel cuore. Questo è il mio Guru Deva. E questa possessività, mammata, è il fondamento dell'amore. Yasya deve para bhakti yata deve tatagaro tasya iti katita yata prakashante mahatmana. For one, as they are devoted to Krishna, similarly, they have love for their guru. To that person, all the mysteries of the Vedas are automatically revealed in their heart. Una persona che ha amore per il proprio guru, così come i devoti di Krishna, quella persona svilupperà dell'amore per lui nel proprio cuore. So first of all, Shri Guru Charane Rati Eise Uttama Bhakti. It is said that one attains the highest goal of life by deep attachment to serving the spiritual. Significa che una persona può ottenere il più grande obiettivo della vita servendo con affetto il proprio maestro spirituale. Because that attachment to our spiritual master in the sadhak form will gradually mature and become attachment to the spiritual master in the siddha form, spiritual body. Perché l'attaccamento al maestro fisico pian piano si eleverà all'attaccamento al corpo spirituale. Anche la mia forma corporea è spirituale. Quindi è chiamata sadhak form, la forma in cui pratica con i devoti. Mentre la forma nel Krishna Lila, nel passatempo di Krishna, è chiamata così. Quindi quando avremo la visione del nostro maestro spirituale nella forma divina in cui serve Radha e Krishna, allora Gurudeva prenderà noi e ci trasferirà in una bellissima forma spirituale in cui anche noi potremmo servire Radha e Krishna. Quindi il servizio che noi facciamo al nostro Guru qua in questo mondo è una pratica per imparare a servire nel mondo spirituale. Quindi non è normale in ogni modo. Non è un servizio ordinario. Voi venite qua con la vostra macchina, guidando per Artena. E dopo vedete una casa con una scritta Chaitanya Academy, che è da qualche parte in Italia. Voi vedete una cosa del genere. Ma io non vedo questo. Questa è la riva dello Yamuna. Ci sono dei bellissimi fiori divini. E Radha Vinod Bihari gioca qui. Quindi
sweeping the floor, picking flowers, decorating, cleaning, cooking. It is all transcendental. Quindi io vedo che qua ogni attività che fate, pulire il tempio, raccogliere dei fiori, sono tutte delle attività trascendentali. E è tutto al di là di questo mondo. Ma a causa di qualche ego materiale voi pensate, oh, questo è semplicemente qualche posto da qualche parte in Italia. Ma Gurudev e Krishna guardano ogni cosa che fate. E quando sono soddisfatti con la nostra devozione e quanto siamo dediti a questo, il nostro sacrificio, quando vedono che noi, il nostro amore che diamo è incondizionato, a quel punto noi saremo invitati nel mondo spirituale. Che c'è una coltre di Maya, l'illusione, che grazie alla misericordia di Gurudeva questa coltre verrà aperta. E noi realizzeremo come siamo arrivati al mondo spirituale. Questo è Guru Tattva. Arrivo!